Buonasera, buonasera, vi prego di accomodarvi in sala, visto che siamo in Italia e siamo a Napoli, abbiamo deciso di partire non in orario ma addirittura in anticipo, anche perché abbiamo un programma, come vedrete, molto denso di cose molto belle che vi faranno comprendere, spero, ancora meglio che cosa si sta facendo qui alla Federico II e nei laboratori di Dompé. Io sono Guido Romeo, sono responsabile della comunicazione di Dompé e devo dire sono una delle facce nuove dell'azienda e questo è forse il mio primo evento in presenza e devo dire è bellissimo vedere finalmente i laboratori preparati e completi. E l'inizio, anzi il proseguimento di un'avventura che vi porteremo a scoprire in questa ora nella quale la parola fondamentale è sì innovazione ma è soprattutto collaborazione, come vedremo. Lascio subito la parola al nostro magnifico rettore Matteo Lorito perché faccia gli onori di casa. Prego, rettore. Bene, grazie. Allora, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a tutte. È un piacere per me, come dire, inaugurare insieme a voi questa nuova struttura, diciamo questo nuovo laboratorio che è all'interno di una delle nostre strutture. Saluto la ministra che rivedo dopo poche ore, siamo molto contenti di averti anche qui. Questo è un altro pezzo di Federico II, diciamo, poi domani ne vedrai ancora un altro pezzo. Siamo talmente grandi che potresti stare qui un mese e ti faremo vedere ogni giorno un pezzo nuovo, diciamo così. No, a parte gli scherzi, ci fa molto piacere. A me fa molto piacere, peraltro, anche il tema che affrontiamo stasera, questa collaborazione. Saluto il dottor Dompé, insomma è una collaborazione molto importante. Personalmente io sono un biotecnologo, quindi insomma è un biochimico di formazione, quindi è anche un tema che mi interessa particolarmente. Io non voglio dilungarmi, voglio solo dire che quello che stiamo facendo, quello che facciamo oggi, quello che ne auguriamo stasera è esattamente, io credo, quello che una grande università oggi dovrebbe fare. Lavorare con le aziende, lavorare per le aziende, lavorare portando all'interno dell'università le aziende, su questo siamo ormai diventati molto bravi, domani faremo una cosa molto bella anche a San Giovanni, diciamo nel nostro modello San Giovanni, dove portiamo le aziende all'interno dell'università. Questo vuol dire dare opportunità ai nostri giovani, ma anche dare opportunità ai nostri ricercatori, perché lavorando insieme con le aziende anche i ricercatori riescono a individuare, come dire, le strategie migliori per fare le loro attività. Quindi è chiaro che nell'accordo con Dompé, diciamo, che quindi occuperà questi spazi, abbiamo già visto nel pomeriggio, insomma, come ben attrezzati sono, come sono funzionali, come si vede subito, ecco, l'atmosfera concreta, diciamo, dell'azienda che va al risultato, che va a sostenere il mondo del lavoro. Insomma, sono convinto che questo rappresenterà un'occasione molto importante anche per noi, quindi noi non semplicemente ospitiamo, noi collaboriamo e lavoriamo insieme e spero che questo sia solo l'inizio perché insomma l'azienda che lavora con noi oggi è un'azienda importante. Insomma, oggi parleremo di computational technologies, di attività che riguardano l'intelligenza artificiale e lo screening di nuove molecole, quindi cose straordinarie. Volevo solo aggiungere che insomma quello che si farà in questo laboratorio, quello che credo questa importantissima azienda stia facendo, è quello di affrontare dei problemi con ovviamente tutta il rigore scientifico e la forza di chi vuole trovare delle soluzioni, ed è, vi assicuro che è una cosa che anche noi universitari vogliamo fare, a volte non sembra, ma noi vogliamo fare la stessa cosa e lo sta facendo con un'attenzione al tempo, perché il tempo oggi è diventato un momento importante. Io dico sempre, insomma, quello che è stato fatto per affrontare il Covid, e qui si lavorerà su soluzioni per il Covid, è stato fondamentale perché abbiamo rispettato dei tempi, perché sono arrivati, il vaccino è arrivato in tempo, le soluzioni sono arrivate in tempo. Pensiamo alle grandi pandemie del passato, quando ovviamente non c'erano queste possibilità tecnologiche, abbiamo visto oggi, le pandemie spazzavano via intere parti di comunità, se non addirittura pezzi di civiltà. Noi questo l'abbiamo evitato, lo stiamo evitando, continueremo ad evitarlo, ci stiamo lavorando anche nelle università, diciamo anche grazie all'impegno del governo, della ministra, insomma noi stiamo
come dire, lavorando, seguendo le giuste direttive per fare in modo che all'interno delle nostre università chi entra si senta tranquillo e tutelato, e chiaramente tutto questo richiede che le cose vengano fatte bene e vengano, diciamo, fatte in tempo. Quindi grazie per questa bella opportunità, per questa bella occasione. Naturalmente aspetto di vedere come andrà, andranno le ricerche in questo bellissimo laboratorio. Qui siete i benvenuti, questa è una struttura, lo dicevo prima, che è stata dedicata dall'inizio alle biotecnologie, quando noi avevamo una facoltà di biotecnologie che poi è stata divisa in diversi dipartimenti in maniera trasversale, perché le biotecnologie sono trasversali, ma è una struttura dedicata proprio all'innovazione e alla ricerca, dove però anche fanno lezione, vengono in classe 3.000 ragazzi al giorno, quindi una perfetta combinazione. Grazie. Grazie magnifico rettore, io vorrei rubarvi 60 secondi letteralmente prima di introdurre i nostri primi speaker per farvi vedere un brevissimo video che abbiamo, nel quale abbiamo cercato di condensare proprio quello che ci ha appena detto il rettore, cioè l'eccezionalità del momento storico, di questi vaccini, di questi rimedi che sono arrivati in un tempo incredibile, senza precedenti, e quindi veramente un piccolo miracolo. Questo è un video che abbiamo preparato qualche mese fa, prima dell'estate, con il B20, perché il B20, che è, diciamo, l'engagement group, uno degli engagement group, ma forse il più significativo sul fronte della tecnologia con il G20, che oggi è presieduto dall'Italia, e l'abbiamo preparato con la task force della salute e delle scienze della vita, di cui fanno parte 99 membri di tutti i paesi aderenti al G20, e che è presieduta da Sergio Dompé, ma in maniera veramente collaborativa anche qui con quattro grandi CEO mondiali. Voglio ricordare Werner Baumann di Bayer, Jeff Marta di Medtronic negli Stati Uniti, Mark Caulfield, che è uno scienziato che dirige la Genomics England, e last but not least, come dicono gli americani, Leon Wang, che è il vicepresidente per l'Asia e per l'internazionale di AstraZeneca. È stato, diciamo, un'avventura che tra qualche settimana, l'8 di ottobre, metterà nelle mani di Mario Draghi, in quanto chair del G20, delle raccomandazioni molto importanti, delle quali sono sicuro che il dottor Dompé vi farà parte, ma di quali spero avete già letto, ma che in maniera, diciamo, emozionale abbiamo cercato di sintetizzare appunto in questi 60 secondi. Prego regia, se possiamo avere il video. Science opens the world to us. Science and research enable us to be born, to grow, to love, to live in dignity. A research that walks with us, runs with us, shouts with us. It drives economies, culture, and history. Based on science at the service of the people, it makes everything we do possible. A research that is new each time, it leads us to new discoveries, and it turns them into our normal life. We call them life sciences, and today, more than ever, they unleash innovation. Research shapes our global future, and it is in our hands. Investing in research and innovation means investing in our health for today and tomorrow. Grazie, e grazie anche ai creativi di Armando Testa che hanno collaborato con noi e sono addirittura entusiasmati per un tema che non conoscevano, ma che chiaramente è molto importante per tutti in questo momento. Chiedo ai nostri primi tre speaker di raggiungermi sul palco. Abbiamo con noi Sanzio Bassini del Cineca, direttore del supercomputer di Cineca, Marcello Allegretti, che avete, molti di voi hanno già conosciuto nei laboratori qui sopra, il nostro direttore scientifico, e come non possiamo non averlo, Sergio Dompé, che ha reso tutto questo possibile insieme a noi. Prego, se volete raggiungermi qua. Dottore, se la mettiamo al centro.
E se posso avere Sanzio da questa parte? È tutto studiato, però con l'algoritmo di Excalate abbiamo capito qual era la posizione migliore. Dottore, lascio a lei la parola perché dal B20 diciamo, è un momento storico, so che lei ci tiene tantissimo, il compimento ma anche l'inizio di un'avventura, come dicevamo. Sì, mi ha venduto come se fossi il male necessario, ma facciamo i conti dopo, lei ed io. Voi avete visto il video, e il video ci porta a bomba con le opportunità che noi oggi qui cerchiamo brevemente di raccontarvi. Passione e strategia sono le due anime di quello che noi stiamo cercando di fare qui oggi. E devo dire che cosa ci ha insegnato, cosa spero di avere come eredità di questa pandemia? Un new normal in cui si capisca che l'investimento nella scienza, nella cultura, nella tecnologia è un prerequisito dello sviluppo economico e che non va visto solo come una spesa. Un altro degli insegnamenti che abbiamo avuto da questa pandemia è che possiamo accelerare processi in termini veramente importanti, veramente significativi, anche di 10 volte. L'abbiamo fatto in 10 mesi, sono arrivati vaccini che normalmente avrebbero richiesto diversi anni per essere sviluppati e messi a disposizione. Noi dobbiamo far tesoro di questo, non possiamo privarci e considerare questa un'eccezionalità, dobbiamo farlo diventare il new normal e non soltanto per le pandemie, lo dobbiamo far diventare un impegno per lo stesso tipo di intensità di ricerca e di sviluppo sui big killers, sulle patologie tumorali, sul neurodegenerativo, sul cardiovascolare, sul cosiddetto post-Covid, che è molto largo. E qui, diciamo, anche organizzazioni non maggiori a livello internazionale, ma di grande qualità, che hanno la capacità di intersecarsi con le migliori università, con le migliori menti, di investire sui giovani e di riuscire a calibrare tutto questo in un'ottica fortemente internazionale, beh, noi abbiamo detto questa è la nostra storia, è la storia di chi vuole andare a investire dentro l'università italiana, insieme al pubblico, lavorando con gli altri, non da soli. Il nostro maggiore punto di forza è la coscienza della nostra debolezza, ma questo non toglie nulla alla nostra ambizione, alla nostra capacità di guardare avanti. Vedrete qui oggi non soltanto delle istituzioni che ci onorano e che ringrazio veramente per la presenza, vedrete istituzioni europee, un premio Nobel per la chimica computazionale, vedrete tanti amici e tante persone super competenti che rappresentano la mia famiglia di lavoro e che devo dire sono quelli che mi danno forza tutti i giorni, ma la forza maggiore io la trovo negli occhi dei ragazzi che noi andiamo a prendere, qualcuno che lavorava all'estero e che ha deciso di tornare a Napoli perché ha visto una bella opportunità, e la qualità che noi abbiamo nel nostro paese non ce l'ha nessuno. Il rapporto quale quantitativo che noi possiamo offrire a chi fa ricerca in questo paese onestamente non ha eguali, e in questo devo dire che l'Università Federico II, noi abbiamo firmato l'impegno con Gaetano Manfredi ai tempi e oggi l'abbiamo rinnovato
con il magnifico rettore Lorito, e stiamo facendo un lavoro bellissimo di cui questa è soltanto la prima pietra. Vedrete intelligenza artificiale, vedrete ragazzi che cercano di confrontarsi con i migliori centri di ricerca al mondo, e questi sono non soltanto gli elementi della nostra forza e il motivo e il presupposto per avere successo, ma rappresentano anche un impegno preciso che noi abbiamo nei confronti loro, perché gli dobbiamo dare la quadratura, l'internazionalizzazione e la compatibilità che da soli non possono avere, in un'ottica in cui tutti insieme vinciamo, pubblico e privato insieme, università, industria, mondo della scienza, mondo della produzione, ma in un'ottica in cui davvero dobbiamo vincere tutti, con la coscienza che se vogliamo raggiungere dei primati dobbiamo fare due passi indietro per riuscire a farne cinque avanti. Questo è lo spirito che mi ha guidato qui, questo è lo spirito con cui ringrazio anche l'assessore Gino Nicolais, che ci ha voluto al CNR ai tempi, il CNR, Farmindustria, tutte le altre importanti istituzioni che sono qui oggi rappresentate. Siete l'orgoglio nostro in questo momento e noi cercheremo di fare di tutto per non farvi sfigurare, e spero che alla fine di questa oretta direte: beh, tutto sommato, diciamo, ne è valsa la pena. Grazie. Marcello Allegretti, sono 25 anni, mi sembra oggi, in Dompé Farmaceutici, 10 anni quasi a Napoli, insomma una tappa fondamentale per la ricerca che stai guidando. Hai fatto qualche sconto, poco più di 25 anni, poco più di 25 anni. E, per me è una tappa davvero importante. Intanto ringrazio anch'io la Ministra e ringrazio tutte le istituzioni che hanno voluto onorarci della presenza, perché è qualcosa che il Dottor Dompé ci aiuta a vedere, no? per la sua importanza, perché è intanto una grande conferma di fiducia da parte dell'investitore nel contributo che la ricerca e l'innovazione potranno dare nel futuro dell'azienda, e questo non è mai scontato in un mondo che spesso fa fatica a capire il valore della ricerca. In secondo luogo è il risultato di un percorso molto lungo. Come ha detto Guido, stiamo parlando di 25 anni. Ho avuto l'onore di lavorare fianco a fianco con il dottor Dompé, di aiutarlo a costruire, spero di averlo supportato, a costruire un programma che aiutarlo ha avuto... Aiutarlo è diminutivo, è fatto il 99.9% del lavoro. No, però guidato da un'idea precisa, e sinceramente le parole che leggo oggi, innovazione e collaborazione, sono le stesse che sentivo 25 anni fa come mantra del dottor Dompé. L'idea, ed è quello che ho sempre apprezzato in questo percorso, è sapere di essere guidato da una sola idea: innovazione, trova una soluzione, in particolare nel nostro campo ovviamente a terapie. Il resto viene da sé, non è la crescita dell'azienda, è solo la conseguenza, non è il motore. L'unico driver deve essere porta delle soluzioni a delle terapie. Quindi, quando pochi anni fa, nel 2017, nel 2018, lo raccontava prima il dottor Dompé, abbiamo raggiunto un traguardo importante, alcuni direbbero impensabile per i bookmaker, cioè la possibilità di registrare un farmaco biotecnologico, di portare il primo farmaco a base di NGF, la proteina scoperta dalla professoressa Levi Montalcini, a diventare una soluzione terapeutica per una patologia oftalmica rara, una cheratite neurotrofica, una patologia per cui i pazienti fino a poco tempo fa rischiavano di perdere la vista. Cioè, sapere che oggi migliaia di pazienti ricevono una cura che è risolutiva, no? Per il lavoro fatto a Milano, all'Aquila dove c'è il centro biotecnologico, qui a Napoli, per noi è una soddisfazione importante, però è stato anche il momento, e per questo è importante, per guardarsi indietro
vedere cosa avevamo costruito in questi 25 anni che poteva guidarci per il futuro. E ho ritrovato, diciamo, nel mio interlocutore esattamente la stessa passione e la stessa voglia che comunica oggi quando parla del B20 e non parla solamente dell'azienda. Una passione che è quella che ci ha portato a scegliere Napoli. Nel 2011, quando abbiamo scelto Napoli, l'idea era portare la parte più iniziale, l'embrione della nostra ricerca, quella più innovativa, in un contesto che avesse una vocazione naturale alla creatività, al respiro internazionale, all'interdisciplinarità, che sono gli ingredienti che abbiamo sempre cercato. Quindi oggi abbiamo, secondo me, molto ancora da dire nel campo della ricerca e sviluppo, per questo è un inizio importante. Abbiamo studi clinici che ci vedono coinvolti in tutto il mondo, in Europa, negli Stati Uniti, ancora in oftalmologia, perché ancora cerchiamo di portare soluzioni ad altre patologie rare, ma anche nel diabete giovanile, e lo diceva poco fa il dottor Dompei, anche stiamo in questi giorni aprendo i risultati di uno studio su un nuovo farmaco antinfiammatorio con un meccanismo, diciamo, totalmente innovativo rispetto a quelli sul mercato, che abbiamo testato in fase 3, quindi non nelle fasi iniziali in pazienti con ARDS severa da Covid. Quindi di cose ce ne sono tante, però la motivazione non è nelle fasi finali, no? Che pure sono emozionantissime, non vedo l'ora di poter discutere i dati, no? Con i ricercatori, ma è nel motore, e il motore è qui, cioè è rappresentato da questa esperienza di Napoli, che è rappresentato dai ricercatori, dalle ricercatrici che ogni giorno ti stimolano con idee, ti portano l'emozione verso il nuovo, ma anche da tutte le collaborazioni scientifiche che abbiamo costruito in questi anni e che per me hanno un valore indipendente, diciamo, dal risultato della collaborazione stessa. Da alcune eccellenze scientifiche che sono anche a questo tavolo, per me rappresentano quel credito anticipato, perché sono rapporti che abbiamo cercato di costruire sulla stima reciproca, sul riconoscimento di competenze e della possibilità di valore, laddove io vedo e so di poter attrarre l'interesse di una personalità scientifica del mondo accademico che per me ha un valore, sento già più forte per poter andare avanti. Questo è quello che rappresenta la scelta di Napoli, e abbiamo scelto il CNR ci ha accompagnato, e ringrazio Daniela Corda sperando che sia riuscita a venire, perché è davvero stata uno stimolo fondamentale in momenti anche difficili, più difficili di quelli di oggi nell'affermare il nostro potenziale. Ringrazio la Federico II che ha dato fiducia a un progetto che continua e che però già porta dietro delle collaborazioni che esistono e che non sono solo sul territorio, ma diventano di respiro internazionale, perché oggi veramente il nostro centro di ricerca collabora con i migliori centri nel mondo. Quindi speriamo di portare valore e di ricambiare la fiducia aumentando il valore del network. Non so se... Non vedo il professor Novellino, che è stato un ispiratore, no? Diciamo, anche nella creazione e sviluppo di rapporti con la Federico II, che anche lì, partendo da una sinergia e da una collaborazione, ha portato a far diventare quello che è il nostro rapporto, qualcosa che oggi è rappresentato dall'iniziativa che stiamo facendo. Quindi il focus oggi è Excalate. Excalate è una piattaforma che è cresciuta per 10 anni accompagnando il progetto di sviluppo dei farmaci, una piattaforma altamente tecnologica che poi, grazie al lavoro fatto insieme al Cineca, fatto con la Commissione Europea, oggi ha raggiunto livelli di eccellenza insieme all'exascale del supercomputing. Però per me Excalate è sia un prodotto, ma come si è dimostrato l'esperienza Covid, il valore vero di una piattaforma si trova nel momento in cui è messa al centro di una collaborazione. Grazie alla Commissione Europea, quando è nato Excalate for COB, 18 centri in tutta Europa, i più grandi esperti di virologia, hanno cominciato a lavorare utilizzando le informazioni della piattaforma, e questo ha reso esplosivo quello che era
semplicemente eccellente. Quindi oggi anche qui siamo pronti a pubblicare i risultati di uno studio di una molecola che abbiamo selezionato con la collaborazione del centro di Lovanio, del centro del Fraunhofer e con tutto il partenariato di ExCreate4Cov. Ma ExCreate è anche per me un biglietto da visita di quello che vogliamo essere nella relazione con il mondo accademico e con il mondo privato, quindi la nostra competenza al servizio di programmi più ampi che può solamente arricchire noi come azienda e spero anche il mondo accademico. Questo è un po' il come mi sento oggi, diciamo, pensando a questa apertura. Grazie Marcello, anche perché voi dovete sapere che Marcello Allegretti non è solo un eccellente scienziato, ma anche un eccellente attore, ed è per questo che l'abbiamo voluto al centro di praticamente un mini movie, insomma, un po' più lungo di quello che avete visto, ma pieno di cose che spero vi faranno capire cosa abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto. Regia, abbiamo un contributo su ExCreate proprio, possiamo vederlo? In 1928, Alexander Fleming discovered the first antibiotic, penicillin, by chance. And medicine changed forever. But it took 20 years to save the first patient, and the millions more afterwards. Now, just imagine what we could do if we could test the effect of potential drugs before they even physically exist. Well, it's feasible. We are rich at this potential, and we are ready to exploit it. This is ExCreate, the world-leading ultra-high-performance virtual screening platform, developed by Dompei in collaboration with Cineca and the Polytechnic University of Milan. With a speed of 32 petaflops, ExCreate is a flexible and ever-growing platform exploiting the power of supercomputing, big data, and artificial intelligence to perform in silico drug testing and design. Within its virtual world, ExCreate can test the binding of 1 billion molecules on a target protein in just 1 hour. As of today, we are able to perform molecular dynamic simulation where we can test the binding of many different conformations of the same protein. It takes only 1 millisecond to see if a molecule fits the target. But excellence can only be reached with a vision. In the end of the 60s, the power of computer was less than iPhone, much less. Having very powerful computers allow you to model long times, large systems, and to get better accuracy. Pioneers thrive anticipating the future, and when computational chemistry was pledged with a Nobel Prize, Dompei was already investing in it. Today, ExCreate is the only platform that can handle a data flux in the order of 1 petabyte per second without writing anything on disk. ExCreate is a live platform, and we seek partnership with the best players worldwide in the field to keep our performance at the best. Nobody can win alone. Dompei has created the world's largest digital ligand library. We have taken all the atoms we can find in organic chemistry and we combine them digitally in order to create a huge chemical library. But it's far from virtual. Each molecule contains the information to be readily synthesized in one-step reaction. At present, the power of ExCreate is unprecedented. We offer the fastest performing platform for drug testing and the largest chemical library in the world. Time is crucial in drug discovery. It's essential for business, but first, it's essential for patients waiting for a cure. In a world ravaged by the COVID pandemic, Dompei made ExCreate available to the life sciences community with the project ExCreate4Cov.
Back in 2018, we simulated the response to a possible Zika outbreak. We realized we were ready to contribute to an emergency situation. We didn't know the time would come so soon. Excalate potential is not limited to pandemics. We are actively working at programs for solutions for rare diseases. Four of the world's top supercomputers joined forces to boost Excalate's power. And in just 4 months, they identified raloxifene, today a very promising drug for mild COVID patients. We have received trust and support from the European Commission, and we strongly believe it's fair to give back to the scientific community and to society. The upgraded platform is now free to use for all the urgent computing tasks to fight COVID. We are ready to integrate in our platform quantum computing and neural chips as they improve. The computer is still one of the tools, but I believe that in the future it will be the main tool. The boundaries of drug discovery have been pushed, and the future will only keep accelerating. Sanzio Bassini, nobody can win alone, nessuno vince da solo, insomma non ce l'avremmo fatta senza le infrastrutture. Allo stesso tempo, si diceva prima, era molto interessante lo scambio che sentivo, cioè, anche noi abbiamo bisogno di voi perché abbiamo bisogno di problemi per diventare più bravi. Grazie Guido, grazie per l'invito, grazie per l'opportunità. Grazie alla presenza della signora Ministro, delle autorità, grazie al Rettore dell'Università di Napoli. Qual è stata l'esperienza? Ad un certo punto abbiamo ritenuto che fosse indispensabile fare sistema. Dunque, una storia che in un qualche modo è di lunga lena, vecchia nel tempo. A Bologna relativamente a quello che è la presenza delle infrastrutture di supercalcolo, però per andare oltre abbiamo ritenuto che fosse indispensabile fare sistema, dunque è stato creato un agglomerato, un'associazione con a bordo tutti gli enti nazionali di ricerca, dopodiché che fosse indispensabile una relazione strutturata con il sistema della produzione, con le industrie. Quindi è stata creata una fondazione di partecipazione da parte dell'industria, alla quale auspico che rapidamente possa aderire anche Dompé. A bordo sono già presenti Unipol, sono già presenti Eni, sono già presenti la fondazione Enel, abbiamo contatti con Leonardo, con Stellantis, così come d'altra parte anche con il sistema delle medie imprese, non soltanto con le grandi compagnie, in particolare nell'ambito farmaceutico, con Chiesi Farmaceutica e evidentemente con Dompé. Quali sono stati gli obiettivi e quali sono state le ricadute? Perché quando si fa sistema poi sono indispensabili che siano presenti delle ricadute, che ci siano degli obiettivi. Dunque, l'obiettivo in un qualche modo di consolidare una presenza per il supporto alla ricerca scientifica di eccellenza e al trasferimento tecnologico e all'innovazione che fosse competitiva nello scenario europeo, dunque che avesse una scala ed una persistenza che potesse essere competitiva nello scenario europeo. Un primo traguardo che è stato raggiunto è stato quello di affiancare al tradizionale sistema di supercalcolo presente in Italia, incentrato sulla facility di NFN e di Cineca e la presenza del sistema di high performance computing di Eni, una facility internazionale. E ieri è stato inaugurato l'apertura della produzione del data center del centro intergovernativo meteorologico è stato inaugurato
data center del Centro Intergovernativo Meteorologico Europeo. Un'infrastruttura che incrementa la presenza, la competenza, la sinergia per quello che riguarda il presidio tecnologico di conoscenza della high performance computing, portando il sistema nazionale a, come dire, primeggiare nello scenario europeo. Quindi l'idea è di creare un polo per le scienze computazionali, il trasferimento tecnologico, l'innovazione basato sulla elaborazione dei big data, con anche l'inclusione di quelli che sono i metodi dell'intelligenza artificiale e della elaborazione dei cosiddetti gemelli digitali dei sistemi complessi, che ha cominciato a generare un sistema rispetto al quale al Tecnopolo di Bologna saranno presenti quelle realtà elencate che costituiscono un primo punto di riferimento. Quindi il data center delle CMWF, dopodiché una posizione di Cineca abbastanza straordinaria per certi versi. Siamo il tier zero dell'infrastruttura europea, ospiteremo uno dei maggiori sistemi di supercalcoli europei cofinanziato dalla Commissione europea, siamo il centro di riferimento per quello che riguarda la ricerca nella fusione nucleare, siamo noi che ospitiamo il sistema europeo della ricerca nucleare, coordiniamo il sistema europeo per l'accesso ai sistemi di supercalcolo in Europa, gestiamo il sistema di produzione e il sistema di sviluppo di ENI. Quelli sono i dati. Grosso modo abbiamo 4.000 utenti attivi anno e 2.000 progetti anno. Questo è l'ordine di grandezza. Un progetto e un obiettivo dello stesso livello è stato l'obiettivo conseguito con il progetto Escalate. Quella è la descrizione del progetto, in realtà è il risultato di un percorso che è stato concepito e ideato anche dal punto di vista della concettualizzazione nel corso di una decina di anni, che è stato validato in vari passaggi, quindi anche con metodi ex post rispetto all'episodio di Zika, quindi un investimento che ci ha consentito, dico un C, poi è del tutto evidente che il primo interlocutore è chiaramente Dompè, però ci sentiamo sistema in questo senso, di poter in un qualche modo ottenere un primo finanziamento comunitario. Il virtual screening a questo punto come metodologia diventa una metodologia integrata nel ciclo di produzione, quindi con un'azione che combina tutta la filiera del cosiddetto computer aided drug design, con l'ipotesi che questo modello sia un modello che possa essere la base per la piattaforma di computer aided drug design europea, perché dal punto di vista europeo la ipotesi di una piattaforma di computer drug design è un'ipotesi di prima priorità, perché in un qualche modo dovremo convivere con la capacità di rispondere a quelle che sono le situazioni di epidemia e di pandemia. Dopodiché stiamo già guardando avanti. In che modo? Dunque Escalate ha rappresentato un primo passaggio con creazione di Legion, ma abbiamo già tre altri progetti finanziati basati su quella che è la partnership che è stata creata, un progetto che in un qualche modo cerca di ottimizzare inserendo sistemi di intelligenza artificiale per quello che riguarda la decimazione dei risultati post, quindi il miliardo di risultati positivi deve essere decimato
non soltanto con lavoro umano, ma deve essere decimato in modo automatico utilizzando metodi di intelligenza artificiale. Questo è l'obiettivo di Ligate. Il caso Escalate è diventato un caso che costituirà il punto di riferimento per quello che riguarda la progettazione dei sistemi europei di supercalcolo verso exascale, EUPEX. Quindi EUPEX è il prototipo verso exascale del sistema europeo di supercalcolo, che è basato sul co-design di cui Escalate è uno dei primi punti di riferimento, e da ultimo anche una piattaforma di riferimento per quello che riguarda le applicazioni in ambito di quantum computing, perché rispetto allo sviluppo delle tecnologie di quantum computing con emulatori e simulatori fino a sistemi fisici, Escalate è uno dei case. Quindi pongo il risultato, quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti, allo stesso livello di un obiettivo come portare il sistema data center del sistema europeo a Bologna, portare in Italia uno dei sistemi di classe pre-exascale cofinanziati dalla Commissione europea, avviare un percorso di supporto all'innovazione come piattaforma che sta diventando il riferimento per l'integrazione nella produzione, la coprogettazione dei nuovi sistemi digitali, la coprogettazione dei nuovi sistemi di quantum computing. Questo è lo scenario che in un qualche modo è stato conseguito. Alcuni ringraziamenti, ringrazio un po' di colleghi e amici presenti in sala. Ho visto Carlo Cavazzoni, che è stato uno delle figure che ha avviato il progetto, che in questo momento lavora il Leonardo. Ovviamente un grande ringraziamento al dottor Dompé e al dottor Allegretti, un ringraziamento a un amico oltre che un grande ricercatore, Andrea Beccari. Grazie dell'opportunità. Grazie Sanzo Bazzini. Io vi lascio andare perché adesso abbiamo due contributi video, anzi non sono contributi, sono collegamenti live dall'estero. Grazie ancora per i vostri interventi. Dovremmo avere con noi il direttore generale della DigiConnect della Commissione europea, Roberto Viola. Yes, ce l'abbiamo. Buonasera a tutti, mi sentite? Buongiorno, buonasera Roberto Viola, la sentiamo molto bene, se riusciamo anche a vederla, se la regia ci dà la connessione. Eccoci. Buonasera, Sanzio Bassini, credo che abbia, diciamo, è stato più volte evocato in qualche modo per quello che fa la Commissione europea, per le priorità e per quanto gli investimenti in infrastrutture digitali siano la chiave, insomma, non solo per fronteggiare le pandemie, ma per tutto lo sviluppo europeo. Le lascio subito la parola, prego. Molte grazie, grazie per l'invito, complimenti, complimenti a Dompé, complimenti alla Federico II e saluto tutti gli ospiti, gli illustri ospiti che ci sono oggi pomeriggio e in un giorno particolare, in un giorno in cui la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato i risultati dello scorso anno nel discorso annuale dello Stato dell'Unione Europea. La Presidente dell'Unione Europea ha giustamente rivendicato quello che è stato il grande successo dell'Europa, che unita ha combattuto in questi mesi la pandemia, arrivando a risultati importanti, perché oggi abbiamo annunciato che più del 70% della popolazione europea ha ricevuto almeno due dosi di vaccino. Abbiamo a oggi 450 milioni di certificati digitali di vaccinazioni, 50 paesi
che utilizzano questo sistema per 1,5 miliardi di persone, abbiamo donato 700 milioni di dosi di vaccini al mondo. Quindi 700 milioni usate in Europa, 700 milioni donate. Abbiamo previsto e firmato contratti per altri 3,5 miliardi di dosi che copriranno largamente la terza necessaria dose soprattutto per i pazienti fragili, e ovviamente daremo il nostro contributo al mondo per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Questo è uno dei risultati importanti e ovviamente il più importante per tutti noi e per l'Europa. Però c'è una storia che voglio raccontare, che è la storia dell'inizio della pandemia. Quando c'è un'emergenza in Europa viene convocata una rete d'emergenza, la cosiddetta rete Argo, di cui faccio parte, e in una delle prime riunioni io proposi non solo ovviamente di cominciare delle azioni di base come acquistare mascherine, ma anche guardare alla tecnologia e alla possibilità che la tecnologia potesse combattere la pandemia, in particolare il supercalcolo, l'intelligenza artificiale e tutti gli altri strumenti che potevamo mettere in campo. E da lì nacque l'idea di continuare, perché il lavoro con Dompei, con Cineca, fa parte di una collaborazione che abbiamo da tanti anni, di estendere questo lavoro con un'attività specifica, con una call di emergenza, e di lì nacque l'idea di usare la piattaforma Escalate per valutare la possibilità di riusare rimedi esistenti per quanto riguarda la lotta al coronavirus, o magari nel futuro di sintetizzare nuove rimedi farmacologici. Questa piattaforma, come è stato detto, è divenuta un po' il punto di riferimento. In Europa abbiamo federato intorno a questa piattaforma 10 diversi centri di calcolo, abbiamo federato diversi altri centri specializzati sia nel calcolo sia nella sintesi di molecole e altre specialità. Quindi abbiamo creato un team multidisciplinare al quale ovviamente va tutto il merito di chi ha diretto il lavoro, quindi Dompei, Cineca, i miei colleghi della Commissione Europea. È stato un lavoro collegiale che ovviamente non è finito, nel senso che, come ha detto il dottor Allegretti, qualche risultato sembra interessante, ma non è questo il punto. Ovviamente questo è un percorso che inizia, un percorso lungo, che secondo me porterà a dei risultati assolutamente importanti per l'Europa, ma per il mondo, che è il percorso che un po' vede che la copia digitale dell'essere umano, come la copia digitale della Terra, perché saranno le due applicazioni primarie che utilizzeremo nei nostri programmi di supercalcolo, la copia digitale dell'essere umano può portare a comprendere meglio come usare tutto l'armamentario di rimedi che abbiamo già disponibili, e quindi accelerare in un certo senso il riuso, il repurposing, come si dice in inglese, di molecole già esistenti, quindi abbassando anche il costo delle cure, guardando soprattutto anche i paesi in via di sviluppo. Ma non solo quello, la sintesi di nuove molecole sarà possibile, e ovviamente questo va di pari passo con lo sviluppo di una piattaforma sempre più sofisticata e di mezzi di calcolo più sofisticati. La Commissione Europea ha, la mia direzione generale, il programma di supercalcolo ha iniziato e sta sviluppando il programma di supercalcolo europeo, EuroHPC, dove ci sono 7 supercomputer che sono già stati ordinati, fra virgolette, e si stanno costruendo, 2 sono già stati messi in opera. E è un investimento di 1 miliardo di euro che si somma all'investimento degli Stati membri e si arriva quasi a 2 miliardi di euro. In particolare in Italia è stato fatto il più grande investimento in una infrastruttura scientifica, ed è il supercalcolatore Leonardo di cui faceva riferimento Sanzio poco fa. E adesso abbiamo appena messo in piedi la seconda generazione di questo sforzo,
che ci porterà verso il calcolo quantistico. È un altro investimento di circa 8 miliardi di euro che va nella direzione di macchine ancora più potenti, anche se le macchine di cui stiamo parlando saranno fra le prime 5 al mondo, quelle che verranno messe in opera il prossimo anno. Comunque guardiamo già al futuro, quindi a macchine ancora più potenti, e questo è l'obiettivo che ci siamo dati per il 2025, quindi metà di questa decade, avere in operazione il primo supercomputer ibrido, quindi quantistico e chiamiamo tradizionale. Ovviamente tutta questa potenza di calcolo non è fatta così, per gioco o per primeggiare nella classifica dei supercomputer mondiali, è fatta per le persone, è fatta per migliorare la qualità della vita. Ed è per questo che i nostri due progetti faro sono i gemelli digitali dell'uomo e il gemello digitale della Terra. Sul gemello digitale della Terra abbiamo già una partnership con tante organizzazioni internazionali e tanti centri di calcolo. Il progetto più importante che abbiamo sul gemello digitale è quello di cui discutiamo oggi e speriamo poi di averne altri e di collegarli insieme. L'ultima cosa che voglio dire è che trovo molto significativa questa partnership con l'Università di Napoli, questo centro. Proprio oggi abbiamo presentato una nuova possibilità sul piano giuridico in Europa, che è quella di creare infrastrutture digitali condivise, come quella di cui parliamo, quindi federare lo sforzo non solo dell'Italia ma di altri partner che volessero partecipare a Escalate. Quindi l'augurio mio è che questo successo, che è un successo, diventi ancora più un successo e che federi ancora più interesse in Europa. Quindi ben fatto a Dompé, ben fatto a Federico II, a Cinega, a tutti i partner, e speriamo in un futuro ancora migliore. Grazie per l'attenzione. Grazie direttore generale. Si pensa sempre alle industrie farmaceutiche come quelle industrie che brevettano. Prego, dottore. Perdono, ma volevo veramente ringraziare io il dottor Viola, perché spesso e volentieri l'Unione Europea viene vista, diciamo, come una macchina da filtro che frena gli stati. Ecco, io posso testimoniare che in questo caso tutta la struttura, quindi certamente il dottor Viola in primis, ma tutta la sua struttura è stata una struttura che ci ha dato un sostegno fondamentale, e io come italiano, come europeo, voglio dare atto di questo e ringraziare l'Europa, la von der Leyen, lei, la sua struttura, per il prezioso lavoro che state facendo. Grazie. Una delle cose che sono state menzionate tra le righe, ma vale la pena ricordare, che sono nate intorno ad Escalate, Escalate for Cov appunto, è il progetto Mediate, che è un progetto fantastico, sembrano quelle cose che uno legge nella Silicon Valley, invece è nato proprio in Europa. In sostanza mette a disposizione, come accennava il direttore Viola, di tutti i partner nel mondo, le risorse di supercalcolo. È una grande operazione di crowdsourcing, di collezione degli sforzi per esaminare molecole e prodotti nella lotta contro il Covid. Una persona che è coinvolta, che ci ha fatto l'onore di essere coinvolta in questo sforzo, è Ari Warshel, professore emerito dell'Università di San Diego e premio Nobel per la chimica computazionale. Ci fa veramente piacere averlo qui perché, diciamo, Ari, abbiamo avuto occasione di intervistarlo in diverse occasioni, ormai è un amico, ed è emozionante averlo perché ha saputo immaginare la potenza della chimica computazionale quando ancora di fatto non c'è la potenza di calcolo che oggi abbiamo in un iPhone, come ci ha detto. Abbiamo Ari in collegamento, se possiamo averlo online e in diretta. Professor, benvenuto professore. Grazie a voi, ben trovati. Le ho appena presentata dicendo che lei è stato uno dei primi a
pensare come la potenza di calcolo avrebbe cambiato il futuro delle scienze umane e delle scienze della vita. Grazie. Innanzitutto è un onore, un piacere per me essere qui e avere l'opportunità di congratularmi per il lancio di Xcalate Laboratories. È una bellissima iniziativa che avrà un grandissimo futuro. E vorrei parlarvi brevemente della mia esperienza nell'utilizzo dei computer per studiare questioni biologiche. Cercherò di farlo concentrandomi soprattutto sull'utilizzo dei computer nella lotta contro le pandemie. E facendo riferimento a un esempio che secondo me è molto pertinente in questa situazione, raccontandovi quello che ho imparato da questa epidemia del Covid-19. Quindi tutte voi avrete visto questa immagine terribile di questo virus che si lega al recettore umano e che ha poi portato a questa situazione devastante che abbiamo tutti vissuto. Uno degli interrogativi che tutti noi ci siamo posti è come cercare di fermare l'azione di questo virus. E io diciamo che ho incominciato a occuparmi di queste cose moltissimi anni fa, precisamente nel 1966, quando ho incominciato il mio dottorato all'Istituto Weizmann. E quando ho incominciato a cercare di capire come avrei potuto sviluppare un modello di molecole di piccola e media grandezza utilizzando il computer. All'epoca i computer ovviamente erano grandissimi, ingombranti, ma avevano pochissima potenza di calcolo. Io ho avuto l'opportunità di utilizzare i computer di seconda generazione adottati dall'Istituto Weizmann, in particolare il computer Golem, che si chiamava Golem per l'appunto. Il computer Golem, in realtà il Golem era un robot che era stato leggendario ormai, che era stato realizzato a Praga per lavorare durante il Shabbat, ma anche per combattere, diciamo, l'antisemitismo. È stato scelto questo nome, quindi Golem, per questo grande computer. E questo sono io di fronte a questo computer molti anni dopo. Professore, purtroppo non vediamo le sue immagini, le sue diapositive, le deve condividere. Io mi ricordo quella foto di lei con il computer Golem che è bellissima, me l'avreste dovuto dire molto prima. Allora torniamo al Golem adesso. Mi dispiace molto, non ho condiviso effettivamente la presentazione, mi scuso. Vedete adesso le immagini? Sì, le vediamo, ma ne vediamo solo metà. Ecco, adesso la vediamo. Se lei può metterla a schermo intero. Ecco. Sì, vedete, in questo caso siete stati troppo gentili. Ma torniamo a quello che dicevo poc'anzi. Ho incominciato a occuparmi di queste cose, dicevo, nel 1966, utilizzando questo grande computer Golem, che era un computer di seconda generazione, che era stato adottato dall'Istituto Weizmann. Si chiamava Golem, come vi dicevo. Forse il vero Golem è più simile a questa statua. E questo sono io, come vi dicevo, a distanza di anni però, quindi molti anni più tardi, mi ero fatto scattare una foto con questo computer. Quindi
non si doveva intervenire su questo computer una volta, solamente una volta al giorno. C'era anche un'altra caratteristica di questo computer, che era dotato di una capacità di calcolo molto limitata. Per cui abbiamo deciso di scrivere i codici e lavorarci in maniera ovviamente molto più attenta di quanto non si faccia adesso. Lavorava con i decimali, il che ci ha aiutato moltissimo nel nostro lavoro. Adesso è difficile anche solo pensare la differenza tra capacità di calcolo di quel golem e i computer che utilizziamo oggi, che in un certo qual modo hanno costituito un vero e proprio cambiamento di paradigma. Ma come allora, anche oggi, la nostra direzione era quella di cercare di fare le cose sempre meglio, anche quando disponevamo di quella capacità di calcolo così limitata. Come tutti ormai sapete, ma all'epoca non lo sapeva nessuno, i sistemi biologici sono estremamente complessi, così come lo sono le proteine. E poiché non possiamo cambiare il nostro modo di lavorare, cioè gli esperimenti, non siamo in grado di capire come funzionano questi sistemi così complessi se non avessimo a disposizione computer. Noi l'abbiamo capito abbastanza presto e abbiamo fatto fatica a far passare questo messaggio. Adesso questo messaggio l'hanno compreso un po' tutti e sicuramente è esemplificato dal vostro progetto. I primi progressi sono partiti dal tentativo di descrivere le molecole come un sistema costituito da due sfere e una molla. Vedete, è un modello molto primitivo, ma se si descrivono tutti gli atomi e le forze che agiscono tra di loro come se fossero appunto delle molle, ecco che si comprende meglio la struttura delle proteine. E poi se si aggiungono delle cariche a questi campi, ecco che è possibile studiare i ligandi chimici e i legami chimici, tant'è vero che molti dei sistemi di calcolo oggi esistenti sono basati proprio su queste forze di campo che si vengono a creare e che noi avevamo studiato già alla fine degli anni 60. E sostanzialmente i programmi computazionali di allora riflettono quelli che si utilizzano ancora oggi. C'è solo un elemento che manca in questo schema, perché nel momento in cui si vuole descrivere la rottura dei legami chimici, perché chiaramente molto dell'attività delle proteine implica proprio queste variazioni chimiche a livello dell'organismo. E noi l'abbiamo fatto utilizzando questo Pac-Man per proprio ricordarci la rottura dei legami e studiare le reazioni chimiche. E come sentirete alla fine della mia presentazione, che sarà abbastanza breve, è importante conoscere anche queste rotture di legami quando si studia il Covid-19. Ma la parte mancante in tutto questo modello era che quando si cerca di fare chimica non è possibile rompere un legame. Perché? Perché c'è quella famosa molla. E rompere un legame in chimica significa spostare gli elettroni da un atomo a un altro. Quindi, per descrivere la chimica, è necessario utilizzare la chimica quantistica, che non è il calcolo quantistico, ma è semplicemente un modo per descrivere gli elettroni e richiede moltissimo calcolo al computer. Per cui nel 76 abbiamo scoperto questo trucco, cioè rompere sostanzialmente i legami chimici, studiandolo con la meccanica quantistica, ma solo in quelle molecole che generano poi le reazioni chimiche, lasciando il resto delle proteine all'interno di quel modello o rappresentate da questo modello di sfere e molla. Quindi all'epoca avevamo creato questo sistema di meccanica quantistica e di meccanica molecolare, quindi un sistema ibrido che poi ci ha portato a vincere il Nobel, e questo ci permetteva di studiare appunto
i legami chimici nelle proteine. Ad esempio, questa è una proteina che si chiama RAS. E come vedete, quando queste reazioni chimiche non si verificano in maniera corretta, si genera il tumore. Per cui molti dei farmaci che vogliamo sviluppare mirano proprio ad andare a correggere quelle reazioni chimiche difettose. Questo è l'elemento in più che si viene ad aggiungere a quella descrizione delle molecole utilizzando il modello appunto delle sfere e delle mol. Ma torniamo adesso a quelle farmaco, a quei farmaci che si legano alle proteine difettose o che si legano a quei patogeni che vogliono attaccare il nostro organismo e cercano di fermarlo. Quindi il calcolo delle legame, dei legami chimici hanno cominciato a evolversi negli anni 80 con i cicli, che sono cicli termodinamici, dove il farmaco viene portato dall'acqua attraverso la proteina. Parte di questi cicli sono facili da calcolare, altre parti invece sono molto complesse e difficili da calcolare, e noi ci siamo proprio specializzati nella realizzazione, lo sviluppo di un approccio semplice che ci permettesse di dare quell'energia di legame. In altre parole, se vogliamo sapere con quale forza un farmaco si lega a una proteina, perché più forte è il legame, più efficace sarà il farmaco, è importante appunto utilizzare un metodo come questo. Questo, ad esempio, è uno dei nostri primi studi di farmaci studiati sul virus HIV. Qui sono stati fatti tutta una serie di calcoli e esperimenti per cercare di giungere a delle conclusioni, ma prima dell'avvento di questi supercomputer un prerequisito era procedere molto rapidamente in modo da poter fare uno screening sufficientemente veloce che fosse poi utile per le case farmaceutiche. E questo è ancora un problema che si affronta oggi, cioè non è facile ottenere dei buoni risultati. Ed ecco perché abbiamo introdotto tutta una serie di migliorie. Ad esempio, inserendo acqua all'interno della proteina, questa non è certo una procedura semplice. Ed ecco perché abbiamo messo a punto degli algoritmi estremamente potenti proprio a questo scopo. Questo è uno dei nostri ultimi studi dove abbiamo cercato di capire quanto ci potevamo avvicinare alle energie di non legame di tutta una serie di farmaci, quindi rispetto a una determinata proteina. Quindi l'ideale sarebbe essere intorno a una chilocaloria per mol. Questi calcoli, tra l'altro, sono estremamente costosi. Ed ecco che avere una capacità di calcolo molto elevata chiaramente è estremamente utile in queste situazioni, e su questo poi tornerò più tardi. Noi abbiamo continuato il nostro studio cercando di vedere cos'era possibile fare con meno capacità di calcolo, perché all'epoca ovviamente, come dicevo, la potenza di calcolo a disposizione era molto limitata. Uno degli approcci che avevamo sviluppato già nel 75 prevedeva di semplificare la proteina, andare a sostituire le catene laterali con dei campi. E grazie a questo approccio siamo riusciti a fare un notevole balzo in avanti e siamo stati in grado di calcolare i legami di proteine anche molto grandi, come ad esempio
Questo è un calcolo che abbiamo eseguito quando è comparso il coronavirus, dove abbiamo cercato di calcolare i legami tra le proteine spike del virus che si legava ovviamente al recettore delle cellule umane che venivano attaccate da questo virus. Il nostro primo studio, che abbiamo avviato intorno all'aprile 2020, mirava a raffrontare il SARS che si era presentato all'inizio del 2000 al SARS-CoV-2, che è quello che poi ha causato il Covid-19. Facendo questo raffronto abbiamo osservato che in parte della differenza tra questi due virus era data dal fatto che il SARS-CoV-2 tendeva a creare legami più forti rispetto al SARS. E questi legami si verificavano in alcuni siti attivi. Quando siamo andati a presentare questo studio nel giugno 2020, abbiamo valutato il contributo di vari residui sulla proteina spike e sui recettori e siamo stati in grado di prevedere che il residuo 501 era il candidato migliore di quelle mutazioni che poi hanno causato tutti i problemi. Tant'è vero che il mutante britannico e poi gli altri mutanti presentano tutti questo residuo che appunto combatte contro il sistema immunitario. Ecco, di recente siamo diventati più professionali. Questo è uno studio che è quasi alla stampa e qui abbiamo studiato le varianti principali, le nuove varianti principali, per cui la Delta, la variante sudafricana e via dicendo. E abbiamo osservato quanto vi sto mostrando in questo momento. Ecco, concentriamoci su questa perché è forse la diapositiva più importante, se non altro dal mio punto di vista. Siamo andati a studiare, come dicevo, la variante britannica, la variante sudafricana e la variante Delta, cioè la variante indiana. E le barre verso il basso presentano un legame più forte col recettore, mentre le barre in rosa, quelle che vanno verso l'alto, si riferiscono invece ai legami con gli anticorpi. Quello che vediamo qui, che spaventa, devo dire, è che nelle varianti che creano legami più forti con i recettori, si vede un legame più debole invece quando si guarda le barre verso l'alto. Per cui questo significa che il legame con gli anticorpi sono più deboli. Questo significa che adesso abbiamo uno strumento non precisissimo, ma comunque uno strumento che ci permette di capire che cosa succede quando il virus muta. E in linea di principio ci permette di predire le varianti future studiando appunto il legame con gli anticorpi. Questo mi porta a dire che abbiamo cercato di muoverci anche in altre direzioni che sostanzialmente vanno nella stessa direzione del vostro progetto, andando a ricercare farmaci che possono essere d'aiuto dopo che si è contratta l'infezione. Questa è una proteina, per esempio, che è fondamentale perché garantisce la replicazione del virus. E abbiamo visto che i farmaci più efficaci in questo caso sono i farmaci che creano legami covalenti. Gli inibitori covalenti non solo si legano alla proteina,
ma formano anche un legame, un vero legame. Per cui è necessario andare a studiare la chimica dell'azione del farmaco all'interno della proteina, cosa abbastanza difficile perché bisogna studiare la chimica utilizzando la meccanica quantistica, ma noi abbiamo sviluppato un approccio che ci permette appunto di fare la meccanica quantistica molto rapidamente e questo è uno studio che è stato pubblicato all'inizio di quest'anno in Biochemistry, dove avevamo previsto con notevole precisione la capacità di legame di questo farmaco e adesso stiamo estendendo questa osservazione anche ad altri farmaci. Sostanzialmente questa è la nostra strategia che mira, come dicevo, a concentrarsi su tutti i processi che vi ho descritto. Però in ultima istanza, alla fine ci ritroveremo senza nulla da fare proprio perché, come si diceva, la potenza di calcolo dei computer adesso ha raggiunto livelli senza precedenti. E questo ovviamente permetterà di sviluppare degli approcci molto più precisi, riducendo i tempi notevolmente. Ecco perché è importante collaborare, mettere insieme idee, innovazione e collaborare, come si diceva, a livello internazionale. E questo è esattamente quello che si è cercato di fare con Exascale, che si muove esattamente nella direzione verso la quale ci stiamo un po' muovendo tutti, ovvero l'intelligenza artificiale, che significa che noi come esseri umani probabilmente penseremo un po' di meno, ma dovremo comunque continuare a pensare quello che fanno i computer. In ultima istanza forse i computer diventeranno più intelligenti di noi, ma nel prossimo futuro è fondamentale che l'industria e la scienza e la comunità scientifica, quindi in vari continenti, continuino a collaborare. Questa è sicuramente la direzione da seguire e io mi congratulo perché voi avrete proprio intrapreso questa direzione. Grazie. Thank you, professor. Grazie professore. Marshall, veramente avvincente vedere come avete visto in quanto poco tempo, in quanti pochi mesi questi risultati sono arrivati. Abbiamo volgiamo quasi al termine, ma ci sono ancora due persone molto importanti in quello che abbiamo fatto e vi vorrei introdurre subito Luigi Nicolais, Gino Nicolais, che è una persona che ha accompagnato Don Pe nell'avventura scientifica e in campana da tempo e devo dire che ha poco bisogno di presentazioni qui a Napoli, è stato presidente del CNR, professore emerito qui, ma oggi veste anche il cappello di Materias, dove sarà anche domattina per una mattinata collegata al nostro evento. Gino, ci vuoi raggiungere? Prego. Grazie, grazie molto per l'invito, grazie molto a tutti voi e congratulazioni all'Università, a Don Pe, a tutti coloro che hanno lavorato per questa iniziativa veramente di grandissimo valore che si trova veramente nella frontiera della scienza, ma non soltanto sulla frontiera della scienza, ma anche sulla frontiera della farmacologia e della possibilità nel futuro prossimo di riuscire ad accelerare il processo di individuazione di un farmaco che sia adeguato a una malattia. Tutto questo avviene, come è stato già detto, anche perché c'è una forte collaborazione e perché molti ricercatori hanno seguito un po' il pensiero di Leonardo da Vinci, il quale più di 500 anni fa diceva che lui cercava la luce della scienza, ma anche il beneficio.
Questo secondo me è stato una frase molto, molto significativa, che in qualche modo serviva anche a far capire, ed è questa una frase che nell'aula magna del CNR, Caterina la ricorderà sicuramente, che far capire che è vero che noi dobbiamo lavorare tutti noi ricercatori per spostare la frontiera, ma dobbiamo anche fermarci, pensare, essendo i più esperti di questo specifico settore, capire come questo può portare beneficio ai nostri simili e anche ai nostri paesi. Questo discorso è stato negli anni successivi portato avanti da varie persone. Io ricordo, anche se passiamo alla prossima, Milstein, che è stato premio Nobel per gli anticorpi monoclonali, e questo è un esempio molto interessante per i nostri sistemi di valutazione della ricerca. Aveva studiato questa cosa, stava per pubblicarlo su Nature, scrisse ai suoi diciamo superiori, nel senso i riferimenti del suo centro di ricerche, cercando di dire: possiamo fare un brevetto di questa cosa? E questi risposero: è difficile identificare un'applicazione pratica che potrebbe avere un impatto commerciale. Oggi tutti usiamo gli anticorpi monoclonali per tutta una serie di generi di attività, ma questo indica che quando esiste un ufficio di trasferimento tecnologico, un ufficio di valutazione della ricerca, noi abbiamo bisogno di esperti che siano in grado di capire il senso di quella stessa ricerca, non solo cercare di fare pubblicazioni che sono importanti ma che contemporaneamente potrebbero essere anche modificate. Quando qualcuno pensa anche al ruolo della ricerca fondamentale, noi ci siamo meravigliati che meno di un anno abbiamo avuto due vaccini importanti, ma li abbiamo avuto perché gruppi di ricerca che erano che lavoravano da oltre 20 anni in quel sistema orientato verso la produzione di un farmaco contro il cancro, hanno fatto una piccola modificazione della loro attività di ricerca e hanno potuto in tempi relativamente brevi riuscire a portare sicuramente un contributo fortissimo per risolvere il problema della pandemia. Questi sono degli esempi importanti, ma io potrei anche parlare di alcuni italiani di altrettanta importanza. Ricordo sempre il professor Natta del Politecnico di Milano, che era un professore che anche lui ha vinto un premio Nobel e all'epoca è stato veramente un breakthrough, ma ha sempre lavorato con un'azienda che si chiamava Montedi e ha permesso a questa azienda di diventare leader mondiale nel settore delle materie plastiche dell'epoca. Ancora una volta la collaborazione mantenendo i propri ruoli, da un lato il ricercatore che cerca di far avanzare la ricerca, dall'altro l'impresa o l'innovatore che cerca di usare questi risultati della ricerca per trovare un qualche applicazione che possa cambiare la vita alle persone. Se andiamo alla prossima, vediamo quello che abbiamo fatto insieme con Sergio e insieme con altri attori importanti, sia della finanza che della ricerca. Abbiamo creato questa startup che si sta per trasformare in società per poter lavorare insieme col ricercatore. Abbiamo bisogno di creare un team di supporto e di tutoraggio del ricercatore per poter arrivare a quella che è la vera e propria innovazione, la proof of concept, che molto spesso viene ritenuto il punto finale di un'attività, è soltanto il punto iniziale di questa attività, perché dopo di cui abbiamo bisogno di scrivere un brevetto scritto bene, abbiamo bisogno di sviluppare un business model, e a questo punto interviene un altro grande cambiamento nel paese. Oggi abbiamo i game changer, sono quelle invenzioni, quelle idee che non possono essere valutate con il mercato esistente,
perché aprono nuovi mercati. Quando è stato inventato il telefonino, non poteva essere paragonato al telefono, bisognava capire quanta gente lo avrebbero messo in tasca, e oggi sappiamo quanto importante è stato questa invenzione e che risultati ha dato anche alla vita di ogni giorno. E quindi il game changer è un'altra figura importante in questo sistema, che molto spesso le SGR, i finanziatori, non ne tengono in conto, perché loro fanno riferimento a un mercato già assestato, un mercato chiaro, e cercano di capire come questo nuovo trovato può entrare in quel mercato, ma probabilmente può essere un trovato che cambia il mercato, qui cambia i giochi. Alla fine, ovviamente, nei settori di cui oggi parliamo la registrazione è essenziale, ma quello che è pure molto importante è individuare un partner, ancora una volta una collaborazione con un'azienda, pensare a una startup che possa in qualche modo affrontare un mercato globale è molto difficile. Noi parliamo ovviamente di deep tech startup, cioè di startup in cui la conoscenza è l'elemento centrale per andare avanti, ma ovviamente in questo caso un mercato non può essere affrontato da un piccolo gruppo di giovani che hanno sviluppato un nuovo materiale o hanno sviluppato un nuovo sistema, una nuova tecnologia. Allora tutto questo gruppo di competenze vanno messe a disposizione del ricercatore per poter veramente arrivare alla fine a un risultato che dia un cambiamento sostanziale al nostro modo di vivere. Ci vediamo la prossima. Vediamo quello che abbiamo fatto in questi anni, i nostri soci, che ringrazio, Sergio prima di tutti, poi qui è il gruppo dei ricercatori che lavora in questa azienda, poi Intesa San Paolo, che è un nostro socio da qualche mese, IBSA, che è un'altra importante azienda del farmaco che ha sede in Svizzera, hanno creduto in questa iniziativa e cioè hanno investito, abbiamo avuto investimenti privati che intorno a 6 milioni, poi ringrazio veramente con molto calore anche Valeria Fascione, che ci ha permesso di poter lavorare anche con altri fondi pubblici che abbiamo recuperato su bandi regionali e bandi europei. In tutto questi anni abbiamo depositato circa 54 brevetti, di cui sono concentrati in 10 famiglie di brevetti. Lo abbiamo fatto anche analizzando oltre 1000 tecnologie. Io e il gruppo dei miei collaboratori con i quali lavoriamo in questo settore abbiamo visto 1000 diverse tecnologie, ne abbiamo scelto 64, da 64 ci siamo ridotti a una decina. Questo è i numeri di cui si deve pensare, che parlare quando ci si avvia in un lavoro del genere. Abbiamo fondato due start-up, adesso ne stiamo per fondare un altro, e siamo in qualche modo veramente cominciando finalmente a vedere un mercato. Questo ovviamente, perciò io ringrazio i soci, perché per fare questa attività abbiamo bisogno di un capitale paziente, un capitale che non spinge al raggiungimento di un bilancio florido subito, ma che guarda con attenzione allo possibile sviluppo nel futuro. Ci andiamo nella prossima e siamo per completare. Vediamo che queste sono le linee in cui il prodotto entrerà sul mercato negli anni che vanno dal 21 fino al 24, ma ognuno di queste linee sono già prodotti brevettati, sono prodotti che già hanno ottenuto delle certificazioni, ma quello che per esempio nei microaghi siamo già arrivati a costruire un impianto pilota per la produzione industriale di questi microaghi, che è un altro brevetto nostro, in cui abbiamo sviluppato un sistema di trasferimento di farmaco attraverso microaghi che riescono a attraversare la cute ma non toccano né il sistema nervoso né i vasi sanguigni. Così anche in altri settori, stamattina abbiamo parlato di un peptide, ma abbiamo sviluppato anche altri peptidi. Tutto questo perché
c'è un cambiamento nel mondo, c'è un'attenzione molto più forte all'ambiente, e allora tanti di quei materiali a cui siamo abituati e che rappresentano degli elementi centrali per un antibatterico, come per esempio l'argento, sarà sicuramente fuori mercato nei prossimi anni, ed è giusto che siamo noi a cominciare a pensare, a cercare di trovare delle alternative biologicamente adeguate che ci permettono di sostituire materiali che nella tradizione, anche i romani usavano l'argento per purificare l'acqua, però poi gli effetti collaterali all'epoca non si sono visti, ma si cominciano a vedere adesso. Quindi io insieme ovviamente con Sergio, e con Sergio lo sa bene, ne abbiamo parlato più volte, ci siamo incontrati all'inizio. Sergio mi disse: vai ancora un po' più avanti, fammi capire bene la cosa, come funziona, come si, diciamo, si realizza questa idea di allora. E poi alla fine, veramente l'anno scorso, Sergio è entrato in società, ci ha dato una spinta enorme. Oggi lavoriamo con una collaborazione continua con Marcello, con Andrea, perché ovviamente siamo diventati parte della famiglia, e in settori diversi dall'high performance computing, ma sicuramente in settori che possono significare fortemente un avanzamento e uno sviluppo di impresa che aiuterà pure i nostri giovani. Siamo ormai in 14 persone, tutte con il 65% di donne, il nostro amministratore delegato è seduto lì, ed è la dottoressa Caterina Meglio, e abbiamo veramente una collaborazione aperta con quasi tutte le università italiane. Questo ci fa piacere, essendo a Napoli, lavorando in questo settore di avanguardia, e sicuramente, come dicevo pure stamattina, abbiamo bisogno di pensare alla figura dell'innovatore, che non sempre è il ricercatore. Sono due figure che hanno caratteristiche simili, perché vengono da un mondo della ricerca, ma hanno però anche caratteristiche molto diverse, perché uno guarda l'avanzamento della conoscenza, l'altro guarda alla utilizzazione della conoscenza sviluppata. Grazie. Grazie Gino Nicolais di Deep Tech e trasferimento tecnologico. Parleremo ancora domani alle 10.30 From Research to Business nella Lamagna del Poli San Giovanni a Teduccio, per chi è interessato, e anzi vi stimolo, vi invito a venire. C'è una parola che ha detto Gino Nicolais che è molto importante: game changer. Oggi ne abbiamo visti parecchi esempi, però non si può cambiare il gioco senza le istituzioni, senza diciamo quello che è appunto la mano pubblica. Una persona che si è impegnata in questo da tempi non sospetti, ma che oggi è ministro, e devo dire anche di un governo che sta cambiando parecchio il gioco su diversi fronti, lo vediamo, è Maria Cristina Messa. Vorrei invitare la nostra ministra della ricerca sul palco. Benvenuta. Beh, intanto grazie, io voglio salutare prima di tutti Sergio Dompé, che ha colto questa occasione di inaugurazione di un laboratorio che veramente è un segno molto estremamente positivo di cosa e di quanto può fare la collaborazione fra ricerca e innovazione, privato e pubblico, e ci sono tanti aspetti di questo laboratorio che mi hanno colpito. Il primo è la sede, quindi ho qui davanti il rettore. Mettere un laboratorio così in una sede universitaria dà un segnale estremamente forte. Metterlo in una sede universitaria nella città di Napoli, scegliendo Napoli perché questo era il luogo dove le idee erano più originali e l'orientamento era interdisciplinare, è un segnale di nuovo di cosa abbiamo bisogno, di qual è uno dei modi, una delle strategie per veramente cambiare.
cambiare e fare in modo che una ricerca che è buona, che è solida, che nonostante il scarso finanziamento e il depauperamento anche del capitale umano si è indebolita negli anni, mantiene ancora un certo livello, ma sicuramente ha bisogno di qualcos'altro, ha bisogno di molto di più di questo. È un laboratorio che è interessante perché combina l'idea con la tecnologia. Abbiamo sentito parlare di come la tecnologia cambia tutto, cioè soprattutto corre e riesce a ridurre talmente i tempi che l'uomo difficilmente riuscirà a seguirli. Forse saranno più smart di noi, questo non lo so, questo succederà, ma sicuramente in questo momento noi quello che dobbiamo fare è riuscire a fare in modo che la corsa che è iniziata non venga rallentata da una visione antica e una visione poco flessibile del nostro sistema che governa, perlomeno quello che mi riguarda, quindi ricerca e formazione. E quindi io credo che mi porta a considerare questi elementi di questo laboratorio. Quali sono le sfide grosse che dobbiamo fare? Una l'ho già detta, è il tempo. Non è solo una sfida del tempo della PNRR, che sappiamo è veramente importante, ma è una sfida veramente che riguarda tutto il modo in cui noi abbiamo da sempre impostato la ricerca. Noi sappiamo che ci sono alcuni settori velocissimi, informatica, il time to market dell'intelligenza artificiale, del quantum, è un time to market incredibilmente veloce. Sappiamo che ce ne sono altri più lenti, il life science tipicamente è sempre stato un settore più lento, anche molto costoso, molto sfidante, e questo cambia, questo sta cambiando, questa è la dimostrazione che questo può cambiare, che i tempi sono cambiati, e allora noi dobbiamo anche adeguare i nostri meccanismi che regolano in qualche modo soprattutto il trasferimento dei risultati della ricerca e della valorizzazione della ricerca in prodotti, in servizi, in quello che può aiutare di più il mercato in maniera diversa. E questa è una sfida grossa, perché porta con sé una sfida non solo pratica, giuridica, economica, ma anche culturale, che deve avvenire e che si sta cercando in tutti i modi di mettere in conto adesso. L'altra sfida grossa è quella di passare da un sistema in cui non si capiva bene com'era l'aspetto della competizione verso la collaborazione, un po' di anni fa si parlava di competition, a un sistema invece che perlomeno per questo periodo, per questa messa a terra del PNRR, deve essere fondamentalmente di collaborazione a largo campo. E questo è l'esempio. Collaborate to innovate, secondo me, vuol dire tantissimo. È una collaborazione innanzitutto internazionale. Questo lo sappiamo già, le università hanno una dimensione internazionale per quanto riguarda la ricerca, devono riconquistarla anche per quanto riguarda la formazione, l'attrattività del nostro sistema universitario verso i ragazzi di tutto il mondo che possono trovare qui il modo per crescere, per imparare e anche poi per migliorare la propria vita o comunque per avere un'esperienza al di fuori del loro paese. E poi una collaborazione ovviamente che riguarda la collaborazione fra enti e università e fra questo sistema e il sistema dell'impresa. Ci sono in Italia degli esempi, questo ne è uno, ma ce ne sono altri. Sono esempi in genere che riguardano sempre grandi industrie e grandi università. Dobbiamo fare in modo che questo invece sia più diffuso, che riguardi anche la piccola media impresa e università più piccole, università che hanno vocazioni più territoriali. E questo è il salto che bisogna fare. È il salto perché andare per picchi di grandi qualità
non è sufficiente, dobbiamo sollevare la media, dobbiamo alzare l'asticella media, e credo che questo sia molto importante anche nelle scelte che dovremo fare, perché il terzo punto veramente importante è la scelta, e qui invece mi metto questo cappello che mi hanno messo con mia sorpresa. La scelta, cioè chi governa deve scegliere qual è la strada, deve scegliere qual è la strategia e deve riuscire a dare delle indicazioni al mondo dell'università, degli enti e dell'impresa per quanto riguarda la ricerca di scelte verso una competitività. Verso una capacità di posizionarci nella sfera internazionale come un paese di riferimento. E quindi non si può più dire facciamo tutto non si può fare. Bisogna scegliere, e io credo che questo sia uno degli elementi più sfidanti in un paese dove spesso non si è scelto. Quindi che cosa occorre? Io non vi parlo di tutte le fasi del PNRR, ne parleremo penso domani mattina a Matirias e a questo San Giovanni che voglio vedere, perché non ho sentito parlare così tanto che a questo punto sono molto curiosa di vederlo. Ma ha iniziato Sergio Tompé parlando di passione e strategia. Le strategie sono fondamentali, io alla passione unirei anche il coraggio, quindi ci vuole il coraggio di cambiare dal punto di vista dei professori che devono riuscire a non seguire più le logiche accademiche e cercare di fare la scuola in un modo diverso, in un modo nuovo. Le scuole sono importanti, le scuole è il tramandare le competenze, le conoscenze, il metodo dal docente al discente sono fondamentali, ma deve in questo essere aperta, non si può più lavorare chiuse. Questo è veramente un cambio di passo dal punto di vista del mondo accademico molto importante. Devono cambiare le mentalità degli enti di ricerca, sono dei gioielli, hanno delle capacità e delle possibilità veramente incredibili, ma dal punto di vista della loro possibilità di interazione con i territori, col sistema, oppure anche con l'organizzazione interna, devono veramente ammodernarsi e rinnovarsi. E, caro Sergio, anche l'industria deve fare la sua parte. Io non ho sentito dire sempre dall'industria l'investimento in ricerca e innovazione è un investimento e non una spesa. Dobbiamo essere forti su questo messaggio e cercare di portarlo tutti insieme, cercando in questo modo anche di cambiare e di semplificare e rendere più flessibile il nostro sistema. Quindi grazie, è un piacere essere qui. Grazie, siamo stati sicuramente indisciplinati e abbiamo cercato di essere interdisciplinari. Abbiamo abusato forse del vostro tempo, ma credo ha ragione, perché vi abbiamo portato dei contributi che spero siano stati molto interessanti. Continueremo a parlare di tutto ciò domani mattina a From Research to Business all'Alemagna di San Giovanni a Teduccio. Io vi ringrazio moltissimo, spero che sia stato appassionante per voi quanto per noi, e penso che questo sarà l'inizio di un'avventura in cui avremo ancora di questi appuntamenti. Grazie ancora e buona serata.